questo centro praticamente svolge prioritariamente formazione per i dipendenti dell'azienda, i convenzionati, sia nell'ambito sanitario, sia medici che infermieri, specialmente quelli addetti all'emergenza. Però da ormai da 10 anni noi facciamo attività anche conto terzi, cioè tutta l'attività nel nostro territorio, i laici, i cosiddetti laici, sarebbero gli addetti non sanitari, vengono anch'essi formati presso il nostro centro, perché crediamo che gli eventi negativi, gli arresti cardiocircolatori, il trauma, vada gestito spesso lontano dall'ambito ospedaliero, dove succede l'evento negativo, lì c'è bisogno che ci sia personale addestrato, proprio per mettere in moto una catena di sopravvivenza e di mantenimento delle funzioni vitali fin quando non arriva il soccorso avanzato. Cioè, vale a dire, c'è bisogno di avere personale addestrato il più capillarmente possibile distribuito sul territorio, in modo tale da poter intervenire quanto più precocemente possibile. Un'ambulanza in genere mette un quarto d'ora, 20 minuti, e già in 8 minuti c'è un deterioramento delle funzioni cerebrali. Quindi la nostra mission da circa 10 anni di attività, questo centro nasce nel 2004, però l'attività è pregressa da parte dell'azienda che dal 98 ha pianificato una formazione permanente del suo personale addetto all'emergenza, sia medici che infermieri.